non puoi più vivere nella tua siccità. C'è bisogno che inizi di nuovo a gustare la pioggia di Dio, la rugiada che bagna il tuo cuore, che ti commuove, che ti compunge, che ti fa rinascere, che ti fa rifiorire. Gloria al Signore! Oh, perché innanzitutto Dio desidera trasferirti questo bisogno urgente? Perché il Signore vuole battere su questo punto questa sera, vuole trasferirti, vuole farti tornare a casa con questo bisogno, con questa preghiera questa sera? O innanzitutto perché il primo ad avere bisogno della pioggia sei proprio tu. Alleluia, gloria al Signore. È scritto nel versetto 46 che quando il Signore mandò una grande pioggia, è scritto che Acab si mise sul carro e se ne andò ad Israel, e ci dice la scrittura che Elia si cinse i fianchi e corse addirittura davanti a un carro e dal Monte Carmelo arrivò fino a Israel. Pensate che Elia si fece circa correndo davanti a un carro 30 chilometri, cosa che se io devo arrivare in chiesa a piedi c'ho l'affanno. Ma ci dice la scrittura che Elia, grazie alla grande pioggia che Dio aveva mandato, si cinse i fianchi, passò davanti al carro e corse per 30 chilometri. Alleluia! Devi cercare la pioggia perché innanzitutto ne hai bisogno tu. Ti serve la pioggia perché devi riprendere forza dal Signore. Ti serve la pioggia perché devi riprendere la tua corsa. Ti sei fermata, ti sei fermato, sei in piazzola di sosta, sei sul divano. Ti serve la pioggia perché come Elia devi riprendere a correre. Alleluia, Signore, voglio riprendere la mia corsa, gloria a Dio. Allora, devi chiedere la pioggia questa sera perché ti serve prima a te. Serve a me, Signore, devo riprendere il cammino, devo riprendere a correre. Ma ci dice il versetto 45 che Dio mandò la pioggia perché ne aveva bisogno il paese. Devi chiedere la pioggia non solo perché ne hai bisogno tu, ma perché ne ha bisogno il tuo paese. Chi ti circonda non sarà mai raggiunto dalla tua siccità. C'è bisogno della pioggia che viene dall'alto. Signore, ma perché non riesco a parlare a qualcuno? Signore, ma perché non riesco a fare breccia? Signore, ma perché gli altri non mi vogliono ascoltare? Hai bisogno della pioggia, perché il tuo paese, chi ti circonda, chi vive in casa tua, ha bisogno di essere bagnato dalla pioggia che proviene dall'alto. Gloria al Signore! Oh, devi chiedere la pioggia perché ne hai bisogno tu, devi ricominciare a correre nelle vie di Dio senza pensare a nessuno. Gloria al Signore! Oh, devi chiedere la pioggia perché ne ha bisogno il tuo paese, il suolo che calpesti, casa tua, al lavoro, i tuoi colleghi, i tuoi compagni di scuola, i tuoi amici, i tuoi parenti non saranno mai raggiunti dalle tue parole che provengono dalla tua siccità spirituale. Hanno bisogno di essere bagnati della pioggia che proviene dal cielo, gloria a Dio. È sempre il versetto 45, devi chiedere la pioggia perché la pioggia sarà anche un messaggio ai tuoi nemici. Oh, Elia corse, Dio mandò la pioggia perché ne aveva bisogno il paese dopo 3 anni e 6 mesi, ma quella pioggia che proveniva dall'alto fu un messaggio per la malvagità di Acab. Acab, insieme a sua moglie, dovevano vedere ancora una volta che Dio risponde alla preghiera di Elia. Gloria al Signore! Devi ricercare la pioggia perché quello sarà un messaggio ai tuoi nemici. Alleluia! Oh, vuoi mettere le tue risposte che tu dai ai tuoi nemici davanti all'evidenza di un Dio che ti risponde? Gloria al Signore. Signore, come devo vincere? Come devo affrontare i miei problemi? Chiedi la pioggia al Signore, perché quando Dio ti ascolta, quando Dio ti benedice, quella pioggia è un messaggio diretto a tutti quelli che sono contro di te. Gloria al Signore.